C'era una volta una ragazza che considerava folle una certa donna che iniziava a preparare le valigie diversi giorni prima del viaggio. Oggi quella ragazza si sta piano piano trasformando in quella donna lì. E questo è successo perché questa ragazza ha realizzato che in realtà non è poi così male. Prepararsi prima, prepararsi in anticipo, evitare di ridursi all'ultimo e farsi trovare pronta il giorno del viaggio. Perché se ti riduci alla sera prima a preparare le valigie, inevitabilmente ti manca qualcosa, inevitabilmente il tuo cervello si surriscalda e vai in ansia o ti stressi e poi ti stanchi perché puntualmente quella certa ragazza faceva le 2 di notte per chiudere la valigia, ma questo non sta più succedendo. E ora la preparo molto in anticipo. Oggi è giovedì, ora siamo già nel tardo pomeriggio. Io partirò martedì prossimo mattina e mi sto già portando avanti. Sto già preparando la valigia, ho già tirato fuori un bel po' di cosine di modo da fare la cernita. E capire che cosa mi serve esattamente e cosa va lavato, cosa sto facendo esattamente. Ho tirato fuori tutti i vestiti che mi servono. Fortunatamente, 2 dei 6 giorni in cui sarò via dovrò indossare una divisa, quindi questo mi risolve un pezzettino di problema. E poi ho tirato fuori degli altri outfit che mi piacerebbe indossare e ho cercato di sbizzarrirmi un po' anche con cose extra, tipo per quei momenti liberi in cui potrò uscire, fare un giro, fare qualche foto e vi dirò, sono riuscita a ricreare degli outfit che non pensavo di poter creare con le cose che ho nell'armadio. Quindi alcune di queste cose sono le solite, ma ci sono un paio di outfit che in realtà non avevo mai creato. I pezzi sono sempre quelli perché non è che ho fatto shopping di recente, però sapete com'è, qualche cosa sono riuscita a combinarla. Comunque, di base mi porto cose semplici, mi porto dei jeans, questi mi servono per le giornate di lavoro e poi un altro paio per le giornate libere, ma siccome meglio partire preparata e non rischiare di rimanere senza cambi, anche perché è successo una volta che sono partita per lavoro e sul volo per la Sardegna mi sono rovesciata addosso un bicchiere di tè bollente e quello era l'unico paio di jeans che avevo con me. Molto intelligente. Ero partita per 3 giorni e avevo portato giustamente un solo paio di jeans e lì ho imparato la lezione. Così adesso che parto per 6 giorni mi porto 3 paio di jeans, uno per lavorare, i miei preferiti, un altro per il tempo libero e un altro per riserva, che possono comunque andare bene per le giornate di lavoro perché devo comunque indossare dei jeans blu scuri. Poi mi sto portando dei maglioni, questo è un maglione felpa molto cozy, però allo stesso tempo è comunque presentabile stile polo, un maglione maschile fighissimo tra l'altro, Hugo Boss. Però mi sta benissimo e mi piacciono un po' i maglioni così maschili. Poi ho altri maglioncini molto carini, un po' più femminili, tipo questo qua, rosa. Sono comunque tutte cose che stanno bene insieme ai jeans. E poi quest'altro outfit qua, maglioncino verde e sotto la maglia grigia più una camicia da indossare con sotto questo maglioncino bianco, perché adesso sembra fare più caldo fuori, però non voglio rischiare di avere freddo.
Poi ho preparato degli outfit per qualche shooting o reel un pochino più carino. Questi non ve li faccio vedere, piccolo spoiler, ma non ve li faccio vedere perché ve li voglio far vedere sul momento. Adesso manca solo l'intimo, i calzini, le scarpe le ho già tirate fuori un paio. Ah, sì, le cose per allenarmi. Mi serve un outfit, uno basta, perché se già mi alleno una volta mentre sono via è un grande traguardo. Quindi mi porto questo completino qua, più mi porto questa maglia maniche lunghe, così se dovesse far freddo almeno non muoio di freddo mentre mi alleno. E questo è. Ovviamente mi porterò anche una giacca, penso una sola, anche perché ho un solo bagaglio a mano più lo zaino, che però sarà pieno di computer, attrezzature per foto, video, così. E direi che questo si presta bene per essere indossato con tutti gli outfit che sto portando. Come dicevo nel video precedente, dobbiamo un attimo capire e fare insieme una cernita dei jeans, perché non sono più contenta delle cose che ho nell'armadio. Quindi in questo video tocca ai jeans. Partiamo da quelli che ho addosso. Sono un paio di jeans grigi che pensavo di voler dare via, ma non sono più tanto convinta, perché ora che li ho indossati oggi mi sembrano ancora belli. Per cui non so cosa fare. Solo che il punto è che sono un po' corti, sono un po' cropped e quindi secondo me non mi valorizzano. Però mi piacciono un sacco nella parte su perché sono a vita alta e valorizzano molto il mio fisico. Il mio lato B. Forse dovrei comprare un altro paio. Anche se questi mi piacciono tanto. Dovrei tenerli fino a quando non trovo un altro paio e poi darli via. Però comunque ditemi anche voi che cosa si fa. Poi abbiamo quest'altro paio di jeans che mi lasciavano qualche dubbio, perché comunque sono belli, sono a palazzo, a vita alta. Non mi dispiacevano. Maledizione. Ogni volta che indosso una cosa poi mi rinnamoro e non la posso dare via. Però questi stanno incominciando ad avere qualche buchino e mi sa che è giunto il loro momento. Forse li indosso ancora una volta e poi via. Sì. Anche perché poi io in estate non indosso i jeans perché fa troppo caldo. Poi abbiamo quest'altro paio di jeans. In questo caso si tratta di un paio di Levi's. Sono forse i Levi's più vecchi che ho nell'armadio e sono anche i più consumati. E qua in realtà hanno questa vita strana che mi è sempre stata larga. Cioè, anche se ho perso un po' di peso ultimamente, negli ultimi anni, comunque questo punto qui, il punto vita, è sempre stato larghissimo e li ho amati comunque. Adesso però non so più se merita tenerli, perché sono un paio di jeans a sigaretta e non so più se si usano, tra l'altro, e non so più se mi valorizzano, anche perché sì, questa parte qua non è che mi convince molto. Tra l'altro ho visto un trucchetto su Pinterest per aggiustarli in vita, per stringere la vita, però questi qua, anche se stringe la vita, fanno questo difetto qua. Aiutatemi per favore, perché sono un po' affezionata a questi jeans e non vorrei darli via, però se voi mi dite che me
me ne devo sbarazzare, lo farò. Questi Levi's sono stati i miei preferiti per un sacco di tempo. Sono ancora bellissimi, solo che hanno perso parecchio colore. Poi voi mi direte, più sono consumati meglio sono, ma in questo caso non lo so se è più così, nel senso che sono perfetti come jeans estivi, ma non so se sono particolarmente presentabili, anche se questi credo che li terrò. Buongiorno, è venerdì e sto rientrando dal teatro. Stamattina sono andata a fare di nuovo le prove ed è stato bellissimo. Vorrei farvi vedere l'outfit che ho messo insieme stamattina perché mi sta piacendo tantissimo, praticamente col fatto che non mi trovo più con nessuno degli outfit che ho in armadio, mi sto divertendo a creare outfit che prima magari non avrei mai indossato. E allora sto indossando questo body stile ballerina che è di mia sorella in realtà, e questa gonna che è mia, ma ovviamente anche questa in realtà mi è stata regalata da Olivia, mia sorella, perché io non avrei mai comprato una gonna del genere, ma è bellissima. Sotto come scarpa ho gli anfibi, i Dr. Martens. Ignorate il disagio che c'è in questa casa perché va così, però è bellissimo questo outfit, lo sto amando un sacco. Oggi si continua con la valigia, ma prima devo mangiare perché ho una fame terribile. Stamattina ho fatto una super colazione, ho mangiato 3 uova, pane, avocado, mezza banana, e comunque adesso ho fame di nuovo, ma tanta fame. Io non so, quando arriva la primavera comincio a sentire una fame che non sento durante l'inverno, mi si risvegliano tutti i sensi, il mio corpo chiede energie, per cui adesso mi sbizzarrisco con un pranzo buono e dopo vi racconto un altro paio di cose per la valigia. Il pranzo è servito, per ora è tutto scomposto, ma mangerò un hamburger veg, questo è l'hamburger di Beyond Meat. Qui abbiamo dei pomodorini che ho semplicemente tagliato e condito con sale, pepe, origano e che ho messo insieme all'hamburger dentro il forno. Qui dei carciofini saltati in padella e questo è del pane Nutri-Free, pane tipo hamburger, che ho messo alla fine della cottura del burger dentro il forno e l'ho scaldato, l'ho tostato un pochino. L'idea è questa, praticamente compongo il mio hamburger in questo modo, ho fatto i pomodori al forno proprio per rendere l'hamburger un pochino più interessante e per condirlo con qualche cosa, perché l'idea era di mangiarlo con l'avocado, ma l'ho già mangiato qualche giorno fa con l'avocado e poi stamattina avevo troppa fame e quindi l'avocado l'ho mangiato e adesso non ne ho più, ma sento che anche così sarà buonissimo. Questi carciofini della Orogel sono davvero squisiti e morbidissimi. Ecco, quando trovi dei carciofi così non vedo il senso di far tutta quella fatica per pulirli e cucinarli, cioè trovo che sia più intelligente comprarli surgelati e mangiarli. Poi io faccio fatica a mangiare l'hamburger in modo classico, per cui adesso mi inventerò questa cosa qui, lo taglio a metà, una parte e l'altra, e così sarà perfetto. Ho appena inventato un super panino, mamma mia, tutto questo pane
è uno dei miei preferiti. È veramente squisito. Tutte queste cosine qua sono le mie preferite. Quindi mi sto regalando un pranzo di quelli buonissimi. C'è una cosa più buona del pane tostato? Non lo so. Forse la pizza, però non ho ancora superato il mio trauma e quindi non la sto mangiando. Sapete qual è la notizia più bella che ho appena scoperto? Aprendo semplicemente l'app meteo del cellulare. Che il sole tramonta alle 20. È una cosa incredibile! È una cosa incredibile! Comunque io sono un po' così, strana, nel senso che mi sento un po' di raffreddore. Spero di non essermi ammalata perché puntualmente devo farmi contagiare prima di una partenza. Non fa una piega, devo star male prima di una settimana impegnativa di lavoro. Ma vabbè, mancano fortunatamente ancora 4 giorni alla partenza, per cui faccio in tempo a riprendermi un minimo. Detto ciò, il pranzo mi ha messo un po' in food coma, perché era squisito e mi sono pappata tutto l'hamburger e mi sono messa al computer, ho montato dei reel e adesso sono finalmente pronta per tornare qui da voi. E quello che vi volevo condividere è questo. Allora, ho messo dentro la valigia quasi tutto, manca una maglia, un cardigan e un paio di pantaloni leggeri. Poi ovviamente mancano i beauty con il make up e i prodotti skin care, i prodottini per i capelli, tutto quanto. Questa volta voglio fare una cosa diversa dal solito, perché praticamente prima io facevo una vita diversa, nel senso che partire era una cosa che capitava spesso, ma non era il centro del mio lavoro, nel senso che era la parte finale di un progetto, quindi c'erano tanti mesi di lavoro in ufficio e poi si partiva per appunto realizzare questo evento. Adesso che ho cambiato un po' modalità di lavoro, capiterà più spesso di partire. Per questa ragione vorrei, con questa partenza, quindi con questo progetto che sto andando a fare, crearmi una nuova routine, un nuovo modo di essere in trasferta, perché praticamente prima, col fatto che erano giornate veramente intense, non riuscivo a fare altro che lavorare, mentre queste trasferte che dovrei fare questa settimana e poi nel prossimo mese un'altra e poi giugno sarà bello impegnativo, queste trasferte qua saranno un pochino più vivibili. E siccome si tratta comunque di un periodo bello lungo, vorrei testare questa settimana una routine, cioè costruirmi una routine anche lontana da casa. Quali sono le cose che costituiscono la mia routine, alle quali ci tengo? Ci tengo la meditazione me la posso portare ovunque. Ci tengo la tisanina del mattino e della sera, anche queste me le posso portare ovunque perché ho il mio bollitore da viaggio e comunque ogni volta che parto scrivo alle varie strutture e chiedo, mi informo se c'è un bollitore, evito di portare anche il mio. Poi un'altra cosa fondamentale per me è il workout giornaliero e questa è una delle cose con le quali faccio più fatica, e allora questa volta vorrei provare ad allenarmi, andare a correre e allenarmi proprio. La cosa più difficile è che non ho un tappetino,
perché poi la corsa ti porti un paio di scarpe, vai e corri, mentre i circuiti è più difficile farli senza un tappetino e vorrei evitare di fare soltanto workout in piedi, anche se comunque è possibile. Per cui vorrei capire se riesco a portarmi indietro il mio tappetino da workout, la valigia è quella a mano, ovviamente, e solo che per me dovrei riuscirci. Per fare questo, ho deciso di accorciare un po' il tappetino. Tutta questa parte qui è quasi di troppo ed è comunque un po' rovinato, vedete qua, e quindi la taglio via. E poi me lo porto dietro e se mi rendo conto che mi crea troppo disagi e mi occupa troppo spazio, mi serve lo spazio in valigia, lo posso anche buttare perché in realtà sarebbe da buttare. Per questo motivo potrebbe benissimo diventare il mio tappetino da viaggio e me lo porterò poi dietro ogni volta che partirò. Poi ne comprerò un altro da tenere a casa. Ho fatto un taglio orrendo. Oh, adesso cercherò di sistemarlo un pochino. È un po' meglio di prima. Sono stata bravina, dai. Così va benissimo. Pronto. La valigia. Ci sta, ma adesso devo fare la prova di mettere dentro anche le scarpe da ginnastica. Ovviamente mi sono macchiata tutte le mani. Guardate che meraviglia, questa arte. Ho appena avuto il lampo di genio perché in sostanza, dopo che vi avevo fatto vedere tutto il procedimento tagliato e così via, e ho fatto anche il tentativo di mettere tutto in valigia, ho comunque realizzato che non voglio rinunciare al mio Dyson e quindi ho tirato fuori il tappettino dalla valigia. Adesso stavo però recuperando questo pezzo per metterlo via barra buttarlo e stavo pensando a che cosa potevo farci con questo pezzo, come potevo riutilizzarlo. E ho realizzato una piccola cosa molto interessante. Praticamente questo pezzo qua è esattamente grande come il mio tronco. Non so neanche come spiegarmi. Mi metterò giù. Allora, qua il pezzo e qua io. Praticamente l'unica ragione per cui mi porterei dietro il tappettino è per gli esercizi di addominali, perché se no rischi di distruggerti la schiena. Ma praticamente le dimensioni di questo pezzo qua sono esattamente quelle necessarie per un minimo di morbidezza quando fai gli addominali. Cioè, che lampo, che illuminazione! E praticamente posso portarmi solo questo pezzettino qua più il telo per coprire questo tappettino e la parte scoperta, così non mi appoggio proprio per terra. Mi sento un genio in questo momento. Questo può diventare il tappettino perfetto da viaggio, così che lo provo in questo viaggio, che sarà breve, e già ero pronta a sacrificarlo, ma così posso provare a vedere se questo funziona. Tra l'altro anche la dimensione della valigia, se questo funziona sarà il mio tappettino da viaggio per sempre. Wow, sono troppo contenta. Adesso sto andando al supermercato, devo comprare un paio di cosine e questo è anche uno dei motivi per cui ho deciso di fare la valigia con così tanto anticipo. A tra poco con gli acquisti. Eccomi, ho fatto una mini spesa, triangolini fiorentini e legumi. Questi non sono arrivati a casa, li ho mangiati. Avevo troppa fame.
Poi i bicchieri in carta, questi non li uso mai se non quando sono in viaggio, ovviamente per comodità, perché se la stanza non è dotata di bollitore, non è dotata neanche di una tazza e non ho neanche i detersivi per lavarle, allora preferisco solo in quelle occasioni lì usare i bicchieri monouso e ovviamente controllato, non c'è il bollitore, quindi me lo devo portare dietro. Poi ho comprato i creccherini, questi mi servono sempre per sicurezza perché non so mai se c'è cibo per me dove vado. Ho trovato scontato questo paninetto qui, sono due panini Nutri-Free ai cereali con farina integrale e non li ho mai provati, per cui li ho comprati per provarli. I biscotti preferiti di mio padre, un gel mascara per le sopracciglia, super scontato, però siccome non faccio in tempo ad andare da Kiko l'ho preso giusto per provarlo. Essence costava pochissimo e quindi giusto da averlo in questa settimana. E poi il deodorante Borotalco Stick, perché ovviamente devo prendere un volo e quindi mi serve in questo formato qua per poterlo portare dietro. Fine, questa è la mini spesa. Ora si prepara la cena perché sono famelica, ve l'ho detto, no? Buongiorno, stamattina sto cercando di attaccare questa influenza e purificare allo stesso tempo anche il viso. Ho scelto di fare la maschera Apivita Express Beauty alla zucca. È una maschera detox perché l'ho comprata tipo secoli fa, ma non le ho ancora fatte, non le ho ancora usate, ho usato solo una all'argilla e tutte le volte che mi dedico un momento di bellezza così mi dico perché non lo faccio più spesso, e poi c'è sempre qualche cosa da fare, ma dovrei prendermi un appuntamento tipo quelli che faccio al mattino per la meditazione e tutto il resto, dovrei prendermi un appuntamento settimanale, almeno uno, in cui cascasse il mondo, mi faccio una maschera, uno scrub e mi dedico un po' di più alla mia pelle. Mi aspetto che faccia miracoli perché i prodotti di Apivita sono favolosi. Questa a primo impatto ha una consistenza super piacevole, morbidissima e un sapore squisito. Non un sapore, un odore, un profumo squisito. Sembra tipo un dessert alla zucca. Zucca e lemongrass. Che buono! Ok, adesso mi preparo la colazione e poi torno da voi. Stavo lavando via la maschera e ho notato che praticamente ci sono tutti questi puntini ed è la maschera che sta tirando fuori le impurità. Che strano. Non so come funzionano queste maschere. Vorrei un giorno andare in un posto e farmi spiegare come funziona questa magia delle maschere. Adesso per lavare via meglio, anziché lavare semplicemente con le mani, laverò la faccia con una lavetta così che tutte queste impurità vengano portate via insieme alla maschera. Wow! Beh, devo dire che in questo modo si risparmia anche un sacco di acqua perché si evita di sciacquare diverse volte la faccia. Con una lavetta che sciacqui due volte riesci a pulire tutta la faccia. Ragazzi, questa maschera funziona, cioè sto tirando via tutte le impurità veramente. Non me l'aspettavo. Incredibile. Veloce outfit of the day.
sto indossando tutte cose che in origine non erano mie, a parte le scarpe, pantaloni ex mia sorella, gilet di mia sorella, blazer di mia sorella, borsetta di mia sorella. Urge una sessione di shopping. Purtroppo non so più cosa indossare e adesso stiamo andando a fare una cosa che per il momento per voi è top secret e che vedrete in uno dei prossimi video. Oggi mi considero la persona più felice del mondo perché sono insieme a mia sorella in un posto che volevo visitare da tanto tanto tempo. Siamo al santuario di Caravaggio ed è un posto spettacolare. Ancora prima di arrivare al santuario c'è un giga giardino pieno di tulipani in fiore ed è un posto veramente stupendo. Quanto è bello trovare un posto così pieno d'arte in mezzo alla natura, in mezzo ai campi, in mezzo al nulla. È come una sorta di miraggio. Cosa posso dirvi? È un posto veramente spettacolare. Sì. Bello, bello, bello fuori, bello dentro. Stupendo. Merita il viaggio. Vi consiglio di venire qui a passare una giornata intera perché ci sono talmente tante cose da vedere e bellezze di cui godere che un'oretta non basta. Avrei preferito rimanere di più e sarebbe stato anche bello fare una giornata di picnic qua sui tantissimi prati a disposizione. Mia sorella ha anche raccolto dei fiori, dei tulipani, fai vedere. Ha raccolto un mazzo veramente bellissimo per la mamma di Luca, giusto? Per la mamma del suo fidanzato. E per me ha raccolto questo fiorellino qua che è il più bello tra tutti quelli che c'erano. Lo adoro. Mia sorella è veramente una creatura splendida. Boh, ma adesso si continua col nostro viaggio e non poteva esserci un giorno migliore per visitare questo posticino. Vi consiglio di venirci subito perché adesso è il momento perfetto. A dopo! Sto consegnando mia sorella tra le braccia del suo amato. E io poi proseguo il viaggio. Vabbè. Capita. Love you!